Francesco, io vorrei partire da un elemento con te, perché ovviamente questo film, Una femmina, è liberamente ispirato al romanzo Femmine ribelli di Lirio Abate, però mi sembra che esca prepotente un tema che è quello del corpo, che si fa alquanto universale, perché ero curiosa di sapere come avevate lavorato su questo aspetto qui, perché qui in questo film c'è della violenza che viene raccontata, ma non è soltanto una violenza fisica, è una violenza verbale. Se pensiamo soltanto anche alla prima intercettazione, no? Alla prima sequenza dove tu racconti di questa nonna che richiama a casa questa donna, e quella è una violenza terribile. Volevo sapere come avevate lavorato su questo aspetto qui per far emergere questo tema. Ma sì, guarda, quello che amo proprio nel cinema, nel mio lavoro, è proprio l'aderenza con la materia, umana e non umana. Quindi la fase più bella per me del film è stata proprio la fase di ricerca, scouting delle location, quindi dei luoghi, e il casting. Poi arriviamo all'incontro con Lina Siciliano. Ma è stata una ricerca molto lunga e si basa la mia ricerca su un cortocircuito che deve nascere tra il corpo dell'attore, il suo vissuto, perché per me è importante, io lavoro molto anche sul vissuto degli attori e tutti gli attori di questo film erano in qualche modo inconsciamente connessi con la materia drammaturgica di questa storia per vari motivi. E poi ovviamente anche la predisposizione attoriale, la qualità attoriale. Quindi deve nascere un cortocircuito. Ma il corpo sicuramente è la prima forma di espressione, la faccia, il corpo, la fisicità, lo sguardo. Questo è un film fatto di silenzi, no? Di sguardi si comunica, anzi, forse Rosa comunica più col suo silenzio, no? Con i suoi sguardi che con altro. È una matrice, diciamo, un po' di lavoro, diciamo, pasoliniana, visto che vengo anche da un documentario su Pasolini, con Futura Aprile. Che mi porto dietro. Per me lo strumento principale di emozione è proprio la fisicità del corpo di un attore. Il volto è un territorio da esplorare. Uno dei miei grandi maestri al Centro Sperimentale è stato Piero Tosi, che proprio continuava a ripetermi questa frase: la faccia del cinema è tutto. Quindi e hai notato qualcosa che appartiene probabilmente al mio percorso di formazione e al mio immaginario e al cinema che mi piacerebbe fare. È proprio vero che appunto la faccia nel cinema è tutto, perché tu, Lina, hai dato vita a Rosa attraverso i silenzi, ma soprattutto attraverso gli sguardi, che secondo me sono la sua prima forma di ribellione, no? Tu rappresenti tante donne, e dentro queste donne c'è una ribellione che prima di farsi parola è sguardo. Allora, visto che questa è la tua prima esperienza, volevo sapere com'era stato creare questa donna che ne contiene tante, e il lavoro con Francesco, perché immagino, insomma, non sia stato facilissimo all'inizio mettere te stessa dentro tutte quante queste donne. Sì, in realtà è stato un urlo alla ribellione, no? Di ognuna, di tutte appunto le donne che vorrebbero e devono ribellarsi, ecco. Il lavoro è stato un lavoro emotivo, è stato un lavoro svolto con la mia coach Assunta Nunez, con cui facevamo questo percorso emotivo anche all'interno di Lina, appunto, in cui dava la possibilità a Rosa, no, di abitarle dentro in un certo senso. Poi io e Rosa abbiamo molto in comune, cioè Rosa è una tipa tosta, determinata, ribelle, un po' come Lina, ecco, quindi diciamo che non è stato poi così, oddio. Sì, è stato difficile perché le difficoltà, insomma, poi l'emotività era molto intensa, era forte, per cui ovviamente poi
lavorando anche sul mio vissuto, è stato anche un atto liberatorio, ecco, perché ho avuto la possibilità di liberarmi anche io. Quindi Rosa è stata per me una confidente, no? Un'amica, che per quanto io abbia dato a lei la possibilità, no? Di esternare, di ribellarsi, è stata anche lei a dare la possibilità a me. Quindi c'è stata questa simbiosi, questo agganciarsi all'una all'altra che ci ha dato ad entrambi appunto la possibilità di emanciparci in un certo senso, anche perché comunque per me la recitazione sin da bambina è il mio sogno nel cassetto, no? Quindi questo mi ha, ovviamente la produzione, Medusa, tutti coloro che hanno insomma dato la possibilità, Alina, a volte ho un po' di confusione tra Lina e Ross, mi hanno dato questa possibilità di realizzare questo sogno, infatti vi ringrazio vivamente per aver realizzato questo mio sogno, quasi impossibile, ecco. E invece Francesco, dal punto di vista visivo, come l'hai costruito? Perché c'è tutta la prima sequenza iniziale, ovviamente che si rifà a dei ricordi che sono un trauma e che sono stati introiettati nell'inconscio di questa bambina che poi diventa una donna, e ovviamente tu lì utilizzi determinate lenti, le immagini sono sfocate. E poi ho notato un'altra cosa che trovo bellissima, che spesso i personaggi interagiscono tra di loro attraverso delle porte perché molto viene ascoltato, e forse anche serve per Rosa per mettere una distanza. Penso anche alla scena con Natale finale, no? Forse è perché ormai quei due mondi sono distanti. Sì, beh, allora, innanzitutto l'inizio del film, sì, abbiamo usato delle lenti particolari che mettono a fuoco solo una porzione di inquadratura, tutto il resto rimane sfocato, no? Poi con l'anamorfico tutto ciò diventa ancora più interessante. Perché? Perché nella prima parte ho cercato di dare forma proprio all'inconscio e alla memoria traumatica che poi riemergerà successivamente. Il film si basa proprio sul risveglio di una memoria traumatica ed è il motivo per cui c'è anche un sottile equilibrio anche tra vari generi cinematografici, cioè si parte da una base di realismo molto forte, perché è giusto, no? Rispettare la memoria di queste donne, non spettacolarizzare la materia drammaturgica, ma poi attraverso questo equilibrio tra i vari generi cinematografici si cerca di lavorare su una struttura drammaturgica che in qualche modo colpisce gli archetipi narrativi universali nello spettatore, proprio per creare una sintonia e agganciare lo spettatore con questa memoria traumatica. Quindi è un film anche che trasfigura la realtà, ecco, abbastanza. E forse sì, simbolicamente questa cosa che dici delle soglie sono un altro elemento simbolico, però devo dire del tutto inconscio. Ma poi l'arte si fa attraverso anche l'ascolto del proprio inconscio. Ci sono tanti momenti in cui ci sono delle soglie, perché sono mondi anche, in qualche modo, una famiglia anche che paradossalmente non comunica, cioè non si parla in questa famiglia. C'è un velo di omertà, no? Molto forte, che poi simbolicamente potremmo dire che questo velo di omertà è tolto solo alla fine, quando c'è il canto delle donne, l'urlo delle donne, no? Nella processione finale. Nello specifico, la scena col cugino Natale è una scena molto forte dove Luca Massaro dà una forte interpretazione meravigliosa. Lì racconta l'implosione anche del mondo maschile, perché Natale è in qualche modo una vittima del sistema patriarcale. Natale è un bambinone non cresciuto, è vittima di questo padre che modella su di lui uno stereotipo di genere che non lo appartiene.
È un ragazzo che alla fine si sente in colpa di quello che ha fatto, perché sa che lui è responsabile anche di quella che è la fine di Rosa, ed è caduto in questo vortice che lo vede rinchiuso in questa gabbia che è la sua camera, da cui non riesce a uscire più da quella soglia, non riesce più a tornare alla vita, alla realtà. È un personaggio che si spegne lentamente. Vi faccio un'ultima domanda, c'è una frase che mi ha molto colpito, la pronuncia Gianni, non ce la meritiamo tutta questa bellezza. Secondo voi la ribellione, ogni forma di ribellione passa anche attraverso la consapevolezza, che forse è il grado primo che serve per spezzare poi quel legame che c'è in questo caso per Rosa con una famiglia, per Rosa con una famiglia che appunto è una gabbia, lei è prigioniera, è come se fosse un animale in gabbia, no? E quindi la consapevolezza è il primo tassello che serve per poter compiere ognuno di noi nel nostro quotidiano una forma di ribellione. Il coraggio di essere consapevoli anche, no? Perché a volte lasciarsi andare ad un destino imposto semplicemente perché non si hanno altre vie d'uscita, sono nata qui, quindi per forza devo vivere qui. Cioè, questo è anche un pensiero sbagliato, no? Che viene ovviamente imposto da quello che è, in quel caso, non so, il patriarcato, un marito, tu devi fare questo, tu devi essere quella. Il problema sta proprio in questo, il fatto che loro, cioè la donna, pensi che sia vero, insomma, no? Questa imposizione, questo vivere, questo destino imposto, perché magari non, da soli non ce la fa, cioè da sola non ce la può fare, ma in realtà, cioè, la ribellione sta proprio in questa, nel coraggio di emanciparsi, nell'essere consapevoli che appunto, cioè, io dico che in ognuno di noi c'è una piccola rosa, no? La determinazione, la voglia di vivere, la libertà. Ma Rosa ha avuto il coraggio di emanciparsi non solo per il senso di vendetta, no? Ma anche per non essere come sua madre, cioè per non fare la fine della madre, ecco, mi spiego Certo. meglio. Quindi è stata anche questa la voglia di vivere. Grazie mille per il vostro tempo e complimenti, davvero. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie Andate al a te. cinema il Ho 17, esce tutta Italia, mi viaggiato tutto il mondo. raccomando. Andate al cinema, Grazie, grazie. grazie.